parte cominciate, in parte nei prossimi mesi, di agire a livello di consiglio regionale sull'urbanistica regionale, credo sia opportuno che un tavolo si possa, al di là del consiglio dell'autonomia, cioè non andrei sulle cose che non so se faremo, sto sulle cose che possiamo fare, voi ci siete, noi ci siamo, se questo tavolo va in qualche modo su argomento implementato, io ci sono. Quindi questa volta la Elisa mi ha fatto una telefonata, ho parlato col Presidente, sono qua, se ritenete che creiamo un meccanismo di confronto, ma al di là dell'audizione troverete massima disponibilità. Lo metto prima, che poi magari se alcuni argomenti non siamo d'accordo, sembrerà male che, cioè, questo va al di là dell'essere in assenso o dissenso sugli argomenti, certo, perché lo sia il minimo che possiamo fare. Nel senso che stiamo lavorando sul territorio che è di tutti noi. Eletti sono i sindaci e hanno sempre ragione perché vincono, no? Eletta anche la regione, quindi vuol dire che per la competenza che ha, anche la regione, certo, in qualche modo risponde a un sistema democratico. Quindi, e insieme dovremmo tentare di trovare soluzioni. Lo dico subito in partenza, così poi se magari non ci troviamo, questa resta agli atti anche per l'incontro a fare che fra 15 giorni, fra un mese, fra due, cioè, perché spero che i prossimi mesi siano interessanti sul piano delle cose che la regione potrebbe fare se riesce a farle. Perché lascio per ultimo il tema del piano casa proprio, ma perché è indubbio che la legge 11, anche se non è vecchissima, è datata. Ma è datata perché metà Veneto non l'ha applicata. Perché qua stiamo discutendo delle varianti EIP rispetto alle procedure che hanno, ma c'è mezzo Veneto che non ce l'ha. E mezzo Veneto è fatto di comuni che stanno applicando i PRG. C'è mezzo Veneto, dopo possiamo discutere se è il 53%, il 43% o il 62%, che è fermo al PRG. E c'è una...